Bella ragazzi, buon pomeriggio e dai che manca poco e dai che manca un po' che ore, ma pensate che è stata confermata veramente la formazione con due giocatori in attacco, quindi mi aspetto una gran bella partita, una partita. Intanto il Napoli torna a vincere, ma non avevo dubbi su questo, il Napoli torna a vincere, quindi occorre reinserire la marcia e ricominciare a trottare, perché sarà una partita veramente difficult, more difficult, una partita non facile, forse per certi versi più difficile è Napoli, e lo dico a Marco, ma sei ubriaco? No, perché per il Napoli comunque gioca a viso aperto, no? ti fa comunque attaccare, ti lascia gli spazi, e purtroppo l'Udinese non lascia spazi, quindi è una partita ostica, dura, difficile, complicata da affrontare. Ma come sempre ragazzi, mi raccomando, iscrizione al canale, tanti pollici in su, se sei milanista pollici in su, se non lo vedo allora non sei milanista, poi vi controllo, che vi controllo io, occio che vi controllo. A parte gli scherzi, quindi la formazione era quella che abbiamo parlato oggi, quindi fra poche ore, sono le 5, 6, 7, 8, fra 3 ore e mezza, 3 ore e 40, si gioca, tempaccio un po' da lupi, comincia a fare freddo, piove un po', però loro sono abituati a giocare un po' tutte le condizioni. Speriamo che il morale sia importante, speriamo che il morale sia alto e che abbiano una buona motivazione in campo. Mi sorprende, come ho detto oggi, questa cosa della doppia punta, mi sorprende veramente, evidentemente c'è voglia comunque di sperimentare, ben venga la sperimentazione, però quando è positiva, quando deve portare dei frutti. La sperimentazione, quella ad cazzum decanum, quella non va bene, ok? Che molto spesso è stata fatta anche quella. Però la sperimentazione positiva, che possa dare qualcosa in più al Milan, assolutamente positiva e assolutamente benvenuta, ci mancherebbe altro. Attenzione, vi parlo di un comunicato congiunto, perché è uscito un articolo sulla Repubblica con firma Ciurra, un giornalista, che ha fatto trapelare l'indiscrezione che, se fosse vera, avrebbe della, per me non clamoroso, perché io me la sono sempre aspettata una cosa del genere, però chiaramente è clamoroso, è comunque clamoroso, perché questa indiscrezione parla di una riunione che c'è stata via Zoom fra le varie testate online, Milan News, Pianeta Milan, eccetera eccetera, chi più ne ha più ne mette, insomma quelle 8-10 testate tipiche che si conoscono, dove l'ufficio stampa invita a non dare notizie, diciamo, negative o notizie brutte che destabilizzano i tifosi. Quindi non parlate male del Milan, non mettete in testa, non dite anche quando è vero le cose come stanno. E che non ce l'aspettiamo noi della stampa? Che non ce l'aspettiamo noi ragazzi? Chiaro che poi ovviamente le varie testate, in un comunicato congiunto, danno appunto la loro opinione, fanno un comunicato congiunto, dicono assolutamente non è vero, noi abbiamo assoluta libertà di stampa, tanto è vero che i nostri vari articoli spesso differenziano fra loro, però non è vero, perché quando leggi un articolo di uno uguale a tutti gli altri, quindi è inutile che vengano a dire queste cose, quindi abbiamo spesso opinioni diverse, quindi non c'è assolutamente nulla di questo. Noi facciamo le riunioni su Zoom con l'ufficio stampa e addetti ai lavori, perché è un confronto che avviene ciclicamente. Ripeto, non so se è vero, ma io non mi stupirei. Voi vi stupireste? Sinceramente, l'Italia in generale nel mondo è all'89esimo, 90esimo posto come libertà di informazione. Quindi secondo voi io non mi aspetto che ci sia poca trasparenza, solo comunicazione, quando si parla addirittura di calcio? Figuriamoci. Io l'ho detto qualche tempo fa, ma io non sono un visionario, non è che ho la palla di vetro, però ho detto poco tempo fa che l'impressione è veramente che ci sia una tutela quasi morbosa nei confronti del Milan, nei confronti di Mister Pioli, eccetera, eccetera. Non si parla mai come si dovrebbe sulla società, su allenatore, sui giocatori, e non faccio fatica a crederci che possa esistere questa
operazione congiunta di mettere tutta la polvere sotto il tappeto. Tutto può succedere, ripeto, in questo paese non c'è libertà di stampa, quindi una modifica, diciamo, un'alterazione di quella che è la verità, me l'aspetto comunque, no? Quindi non sarei comunque sorpreso. La smentita è diritto. La smentita deve essere diritto perché non si può non smentire. Però ribadisco, è brutto così. Non è bello quando avvengono queste cose. Poi comunque, secondo me, si è scoperto anche un po' la fiera della banalità, perché credo che la maggior parte della società non abbia intenzione di fare uscire notizie negative sulla squadra. In questo caso, secondo me, la copertura che si tende a fare è sull'operato di Pioli, sull'eccesso di infortuni relativo ai preparatori, perché se ci fate caso non si parla mai di questo, non si è mai parlato di questo, quindi secondo me un po' di polvere sotto il tappeto si riesce a mettere. È chiaro che poi, come vi ho già detto amici, è un discorso anche di proprietà. La proprietà potente, importante, che vuole lavare i panni sporchi in famiglia, ed è giusto che sia per un certo verso così, però dall'altra parte non è nemmeno giusto prendere per il culo i tifosi, no? Penso che siate d'accordo su questo. Fatemi sapere cosa ne pensate, intanto io vi rimando al post partita eventualmente, sempre comunque ovunque Forza Milan, noi ci sentiamo come sempre più tardi e adieu!